Eccoci, benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro Instant Focus, dove continuiamo a parlare dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle sfide che attendono i professionisti delle risorse umane. Un dibattito costante, quello che noi portiamo avanti e che, come sapete, culminerà poi nell'evento clou della nostra programmazione, ovvero l'HR Forum del mese di maggio in borsa a Palazzo Mezzanotte, come ogni anno. Ovviamente lo replicheremo anche nel 2024, ma per continuare ad avvicinarci appunto al nostro appuntamento più importante, noi intervistiamo i protagonisti di questo settore e oggi ho il piacere di ospitare qui in studio la dottoressa Angela Lepore, Group Human Resources Director and Communication di SECO. Benvenuta, grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito, tutte le occasioni e le opportunità per parlare della mia azienda e del mio lavoro sono preziose e per alimentare questo dialogo, tra l'altro, questa continua transizione sull'essere direttori del personale o comunque persone che si occupano di persone, è sempre un momento importante, quindi grazie a voi, direi. Grazie a lei per il contributo e diciamo anche due parole che riguardano la sua realtà. SECO, un'azienda importante dal respiro internazionale, un'azienda che opera nel settore tecnologico e lei, dottoressa Lepore, guida proprio l'attività di risorse umane e comunicazione all'interno di un'impresa che conta oltre 1.500 dipendenti in tutto il mondo. Stiamo parlando naturalmente di Italia, ma poi anche di Germania, India, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, quindi insomma davvero una grossa realtà con modi di lavorare, di concepire anche il lavoro differente. Naturalmente all'interno dell'intervista poi ne parleremo, ma partiamo dalle basi. Abbiamo citato la tecnologia come uno dei pilastri inevitabilmente di SECO. Ce ne sono altri due in realtà che possiamo citare, ovvero l'innovazione e la sostenibilità. Ecco, le chiedo innanzitutto di spiegarci come si integrano queste tre voci tra di loro. Ah, noi siamo prima di tutto un'azienda quotata e quindi evidentemente tutti gli anni pubblichiamo la nostra dichiarazione non finanziaria all'interno della quale raccontiamo che cosa l'azienda fa sui vari pilastri che lei ha appena enunciato. L'innovazione e la tecnologia ovviamente si sposano per noi in modo inevitabile, fanno parte in qualche maniera del DNA con cui questa azienda è cresciuta perché stiamo parlando di un'azienda che fa parte di quelle realtà italiane che nascono quasi miracolosamente all'interno di un garage in una città, peraltro Arezzo, una città quasi di provincia, dove due persone appassionate di tecnologia, e questa è l'altra parola, credo che in qualche maniera contraddistingue in realtà SECO, decidono di cominciare a lavorare in questo settore e piano piano l'azienda cresce e passa negli ultimi anni da 40 a 60 milioni di euro di fatturato fino ad averne quasi 300 milioni e a quotarsi in borsa negli ultimi 2 anni. Io sono entrata proprio negli ultimi 2 anni, quando l'azienda anche ha avviato, raccogliendo questo importante bel heritage che veniva dalla famiglia, dal contesto familiare, ad aprirsi verso un respiro ancora più manageriale e quindi a, come dire, a conservare quanto di buono e di importante era stato costruito nel passato per poter però poi appunto arrivare ad un contesto più internazionale. Quindi sono arrivate le acquisizioni, prima in Germania, ma poi anche negli Stati Uniti. In India, appunto, come citava lei precedentemente, e quindi in questi anni il lavoro della tecnologia e dell'innovazione si è dovuto sposare anche con la necessità di far crescere nelle persone il desiderio di accettare la diversità anche culturale e quindi di costruire un'azienda che non è più centrata in Italia, ma è un'azienda che è baricentrata particolarmente in Europa, ma che guarda gli Stati Uniti con straordinario interesse perché c'ha già 2 sedi, che comunque guarda il mondo intero e che si sta organizzando su basi regionali, fondamentalmente l'Europa, appunto l'America e la parte dell'Asia Pacific. Ovviamente quando parliamo di criteri di sostenibilità per noi sono straordinariamente importanti anche per attrarre le risorse, l'età media delle persone che lavorano per noi. Io vengo da 20 anni di mondo pharma, multinazionale, familiare poi nell'ultimo periodo. E rispetto a quel mondo, diciamo così, il mondo che sto attraversando oggi è un mondo caratterizzato da persone straordinariamente giovani, dove i temi della sostenibilità, dell'ambiente, del senso anche diverso del lavoro, così
costituiscono una parte importante della nostra capacità di attrazione. Certo, ecco, la interrompo proprio su questo punto perché è estremamente interessante la composizione poi del gruppo che lavora appunto in SECO e ha sottolineato questo aspetto della giovane età in un settore, quello tecnologico e del digitale, che è in continua evoluzione, quindi estremamente frizzante e volatile. Quindi c'è un problema, anche lei potrà confermare o smentire questa mia affermazione, ovvero di trattenere anche i migliori talenti, perché appunto i giovani di oggi, soprattutto nel settore della tecnologia e del digitale, sono portati a cambiare frequentemente posto di lavoro. Quali sono le strategie che adottate per far sì che questo non accada? Allora, posto che ci proviamo, perché quello che lei dice è particolarmente vero, appartiene in modo specifico al mio settore, ma appartiene in generale alla modalità con cui le persone più giovani oggi approcciano il mondo e il mercato del lavoro. E questa è anche la difficoltà, perché convivono spesso insieme più generazioni con percorsi diversi e storie diverse. Quello che sto notando è che in particolare le persone più giovani, soprattutto prima di assumere, diciamo così, mi lascio il termine un po' vecchio, responsabilità di tipo familiare, quello che cercano dall'ambiente lavorativo è una dimensione di senso più globale. Il lavoro deve appassionarmi, deve piacermi, mi ci devo trovare in un contesto che riesce in qualche maniera, in particolare poi nel mondo tecnologico, a, come dire, a farmi coltivare le mie passioni, spesso anche molto verticali. Io ho avuto persone che mi hanno dato le dimissioni perché ma voi non programmate con quel particolare programma, io voglio programmare con quel particolare programma, non lo fate bene, non è un problema, ecco. Disponibili anche a rimanere per periodi senza reddito, perché la cosa più importante, certo, in realtà non è quella di poter fare qualche cosa che mi piace e che mi dà senso e che mi dà possibilità di crescere. Quindi poi a questo problema se ne aggiunge, a questo problema opportunità, perché in realtà è un bel challenge per chi fa il mio mestiere, si aggiunge anche il fatto che in particolare nel mio settore noi non abbiamo una Silicon Valley, non abbiamo, diciamo così, scuole che ti insegnano effettivamente quello che poi alla mia azienda serve. Chiaro. Perché facciamo prodotti abbastanza unici, e abbiamo dei clienti importanti, ci mettiamo anche del tempo poi a costruire queste professionalità, quindi perderle per noi è doppiamente importante, è doppiamente negativo. Su cosa cerchiamo di insistere? Su questa dimensione di senso, sull'essere appunto sostenibili, quindi tutte le tematiche di ESG ovviamente a noi interessano tantissimo perché colgono molto e sono molto, i nostri giovani sono molto attenti. Cerchiamo di dare strumenti di conciliazione nei limiti in cui questo è possibile di vita e di lavoro, in modo che certe passioni possano essere coltivate e vissute. Certo. Cerchiamo di far capire in qualche maniera che c'è una dimensione di take care anche delle persone, che il lavoro ha una dimensione, io lo definisco olistica, poi non so se è corretto il termine, però quello che cerchiamo di fare io e il mio gruppo di HR è quello di far capire alle persone che nei limiti in cui ci è possibile possiamo farci carico anche di tematiche, il business fa il business, ma noi cerchiamo di farci carico delle persone. Della persona, certamente. Anche qua intervengo perché lei ha toccato veramente tanti punti interessanti, dal mismatch di competenze alle nuove forme di organizzazione del lavoro, e giustamente insomma sottolineava come i lavoratori più giovani cerchino un senso, uno scopo nel proprio lavoro e vogliano anche sempre di più ottenere una conciliazione tra il lavoro e le passioni private, e naturalmente in tutto questo intervengono poi gli HR nello strutturare anche il lavoro in maniera diversa attraverso naturalmente il citatissimo smart working, ma non solo, perché le nuove forme di organizzazione del lavoro comprendono anche settimana corta, lavoro per obiettivi. Ecco, le chiedo se in una realtà internazionale come la vostra c'è una maggiore flessibilità e apertura rispetto ad una realtà invece totalmente italiana. Allora, come al solito ci proviamo, perché davvero credo sia un mestiere in cui tutti noi oggi ci interroghiamo come farlo al meglio, quindi io non so se ho le risposte, cioè noi le cerchiamo, andiamo avanti per prove ed errori. Quello che noto è che giustamente, come diceva lei, sicuramente cerchiamo di essere flessibili nella dimensione del tempo. Le faccio un esempio: io ho degli sviluppatori che vogliono lavorare di notte, cioè hanno i ritmi circadiani alterati. Per cui bisogna
convincere il capo che questa persona magari arriva in ritardo perché gli piace lavorare fino alle 3 del mattino. Certo. Adesso sto parlando di un estremo. Però sì, cerchiamo di lavorare anche sugli orari e quindi di essere relativamente flessibili. Ci riesce, noi abbiamo un'impronta profondamente manufatturiera, però tutto sommato dare flessibilità di orario, tenendo presente gli obiettivi, è una cosa per noi gestibile rispetto al business. Quello che cerchiamo di fare sempre più spesso è proprio lavorare tailor-made, perché lei lo saprà, perché ne avrà intervistate tante persone che fanno il mio mestiere, la verità è che ciascuna persona è portatrice di un suo specifico interesse, che corrisponde magari anche allo specifico momento di vita che sta vivendo. Le attenzioni che cerchiamo di avere sono di questo tipo, nei limiti ovviamente dei budget che abbiamo e nei limiti di cui questo ci è possibile, però allora cercando sempre anche di favorire questo lavoro al femminile, che da me non è semplice perché ci sono queste benedette lauree STEM, cioè c'è un problema di ingresso non facile, però cerchiamo appunto per esempio di sostenere la maternità, di fare in modo che ci sia un pochino più di permesso o di flessibilità in ingresso. Cerchiamo di far capire ai capi che la maternità e la diversità che questa comporta può essere un valore all'interno dell'organizzazione. Cerchiamo di venire incontro alle persone quando hanno delle necessità particolari, cerchiamo di intercettare queste necessità particolari. Cerchiamo di costruire una rete di welfare che va anche magari attraverso la costruzione di assistenza sanitaria quando c'è la necessità, cioè cerchiamo di costruire una dimensione per cui il lavoro è il luogo dove, nei limiti in cui questo è possibile, tu cerchi di esercitare al meglio le tue passioni, ma è anche un luogo che si prende cura di te nel momento tuo specifico di vita e che cerca di capire qual è la cosa migliore, lo strumento di welfare, la flessibilità di orario, l'assicurazione sanitaria, formazione. Anche, certo. Io sto cercando anche di introdurre un'idea che ci viene proprio dall'essere internazionale. In Germania viene molto utilizzato l'idea del sabbatical, in Italia non è così diffuso. Cioè l'idea di avere un periodo di tempo in cui tu ti autocentri su te stesso, perché per tanti motivi, familiari, personali, certo, di studio. E per capire insomma da lì come vuoi procedere. Come vuoi ripartire. Ripartire, certamente. Cerchiamo di fare anche questo. Lo sforzo davvero è nei limiti del possibile, perché le persone sono tante, le risorse non sono infinite e non arriviamo ovunque, e non ragionare come ho fatto magari negli anni precedenti, come una forma di collettivo, ma cercando di capire che ogni generazione ha esigenze diverse, ogni momento della vita ha esigenze diverse. E ci vuole, provare, ecco, a prendersene cura. Esatto, esattamente. Questo, ecco, cura è una parola fondamentale, come immagino l'ascolto delle esigenze dei dipendenti, e cercare, ecco, di trovare appunto una famosa conciliazione tra le esigenze personali e le esigenze di business dell'azienda. Ecco, noi siamo lì, cioè sì, nel mezzo. Esatto, sono lì. Quindi in una posizione da tutte le difficile, parti, tendenzialmente. Affascinante, ma difficile da gestire. Indubbiamente. Ecco, veniamo un po' alla conclusione di questa nostra chiacchierata. Lei ha parlato, ecco, di Stati Uniti, del modo di concepire il lavoro, citando anche un termine sabbatical, ecco, che è tipico della loro cultura, mentre la nostra non c'è, così come invece altri paesi che lavorano appunto con Seco, abbiamo parlato di India, abbiamo parlato di Gran Bretagna, Germania, avranno le loro, insomma, caratteristiche peculiari. Ecco, quindi le chiedo come gestite il problema dell'integrazione, ecco, di queste culture differenti all'interno della vostra realtà. Anche qui è sempre un lavoro in progress, nel senso che sono temoni spesso, no? L'accettazione della diversità, il gender gap. La Germania, per esempio, ha delle modalità di lavoro molto diverse dalle nostre. Loro non percepiscono di rimanere al lavoro fino a tardi, poi magari sono molto più produttivi rimanendoci meno ore. Quindi noi cerchiamo di affrontare questi temi in primo luogo facendo una buona attività, stiamo cercando di mettere, sono 2 anni che ci lavoro, su un'attività di comunicazione, quindi facciamo parlare le nostre persone, quindi le facciamo raccontare nel lavoro che fanno. Quindi abbiamo dato voce in questi ultimi 2 anni attraverso webinar, anche perché c'è stato un periodo in cui c'era il problema del Covid, quindi si viaggiava anche poco, adesso invece tutto sommato è diventato più possibile. Lo abbiamo fatto facendo parlare le persone, cioè che fossero loro a raccontare il loro lavoro, la loro modalità,
quali erano le differenze che trovavano, quali erano le aspettative di un'azienda internazionale. Quindi questo ci ha aiutato molto. E ci ha aiutato anche a fare cross contamination e a cercare di capire dove potevamo. L'altro modo è che, pur essendo un'azienda italiana che ha acquisito, abbiamo cercato di non presentarci da colonizzatori, adesso non mi viene un termine migliore, ma abbiamo cercato di valorizzare i talenti da dove c'erano, magari cercando anche di farli viaggiare, di costruire degli hub a seconda di dove erano le competenze, senza preoccuparci. La mia preoccupazione, per esempio, è stata quella di tentare di costruire, ed è ancora in Fieri, un HR team internazionale, dove alcune delle competenze core dell'HR sono in Italia, ma altre sono in Germania. Ho una bravissima ragazza indiana che può lavorare con me. In futuro cercheremo di farlo meglio anche in Cina, lo faremo senz'altro anche negli Stati Uniti. Abbiamo costruito, cioè, è come se l'azienda in qualche maniera non fosse più una sorta di monolite, ma fosse una sorta di network, dove laddove c'è la competenza ha la possibilità di esprimersi. E il ruolo, questa che possiamo definire corporate, non è altro che qualcosa che cerca in qualche maniera di costruire questa impresa reticolare, se mi lascia il termine. Certo. Quindi la modalità con cui abbiamo cercato, perché è sempre un lavoro che ovviamente va fatto ogni giorno e ha mille margini di perfezionamento, è proprio quello, è quello di cercare di dare voce a tutti, nei limiti del possibile, e di costruire competenze nei vari paesi, in modo che in qualche maniera, se io ho un centro di competenza spostato in Germania, devo farci i conti, ci devo parlare, è lui che detta le linee in quel In quel particolare, paese, su quel certo, paese, e ecco. poi per tutto il A resto dell'Europa. rispettare la specificità del paese in Esatto. cui si lavora Quindi è anche. un'azienda reticolare, ecco, Sì. l'idea è quella non più di costruire un'azienda che accentra con una grossa corporate, non ne avrebbe neanche le dimensioni. Ma un'azienda che in qualche Ecco, maniera sì, lei diventa ha inclusiva. citato appunto l'immagine della rete. A me, ecco, quando stava parlando, mi è venuto in mente l'arcipelago, ecco, una sorta di, appunto, non c'è un'isola principale, Bravo. ma ecco, diverse isole che formano, poi vanno a Esatto, formare il gruppo, esatto. ciascuno con le sue peculiarità Poi non è caratteristiche. facile, i No, problemi certo. ci sono, perché le E infatti modalità. è tutto in progress, lo abbiamo detto, ecco, questo lavoro importante, fondamentale delle risorse umane che deve scontrarsi e incontrarsi con l'evoluzione del mondo produttivo, del mondo del lavoro. E proprio perché in progress anche il nostro dibattito è in continua evoluzione, è costante e proprio questo noi ci incontriamo ogni anno per fare il punto perché le evoluzioni sono continue. Quindi io ringrazio davvero Angela Lepore, È Group stato un Human piacere. Resources Director in Communication di Seco, per aver contribuito alla nostra narrazione e l'aspetto al nostro HR Forum. Non mancherò assolutamente, è Benissimo. una grande occasione di confronto, molto bravi nel costruirla. Vi Grazie ringrazio. molte, grazie a lei. Bene, termina qui il nostro Instant Focus, non alla programmazione delle fonti TV, che invece prosegue. Allora mi raccomando, restate con noi.